Cari fratelli, sorelle, pace del Signore. È per noi un motivo di grande gioia poterci trovare ancora una volta attorno alla parola di Dio. Da alcune settimane stiamo meditando insieme alcune verità tratte dalle lettere di Giovanni. E stasera vorrei invitarvi ancora una volta ad aprire con me la prima lettera, il capitolo 3, leggeremo i versetti 23 e 24. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. In questa breve sezione conclusiva del capitolo 3, Giovanni sottolinea in maniera forte e vivace quale deve essere il fondamento della vita cristiana, ed è appunto l'amore. Infatti è scritto da questo, versetto 16, da questo abbiamo conosciuto l'amore che egli ha dato la sua vita per noi. Versetto 18. Figlioli, non amiamo in parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Oggi c'è una grande ricerca di queste cose, soprattutto dell'amore di Dio, della pace del Signore. E credo che questa pace del Signore, quest'amore, provengono soltanto da tre fattori importanti descritti nei versetti precedenti a quelli che abbiamo letto. Ad esempio, nel versetto 20 ci viene detto: poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Quindi, se noi ci chiediamo in che modo possiamo rendere sicuri i nostri cuori davanti a Dio e avere pace nel nostro cuore, ecco, la risposta giunge dal versetto 19 al versetto 20. La certezza della salvezza infonde nei cuori dei credenti pace e amore. Ma non soltanto. Il versetto 21, carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. Quindi ciò che abbiamo appena ricordato ha delle conseguenze importanti. Giovanni ha affermato che la certezza della salvezza infonde pace e amore nei cuori, ma adesso anche la fiducia in Dio, la fiducia nella sua persona, nel suo operare e nel suo agire, infondono nei nostri cuori l'amore di Dio e la pace del Signore. Al versetto 22 è scritto: e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Quindi un altro beneficio concesso a chi si impegna a vivere nell'amore è proprio l'esaudimento della preghiera. La certezza della salvezza e la fiducia in Dio infondono amore, e questo amore ci permette di spendere del tempo in preghiera e vedere Dio adempiere, esaudire le preghiere dei credenti. Domandate e non ricevete, è scritto, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giovanni scrive ancora con molta sicurezza: qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Signore, aiutaci a poter avere fiducia in Te nella preghiera. Nella preghiera bisogna almeno ricordare due grandi verità. Dobbiamo guardare a Lui. È scritto al versetto 22: e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Spesso siamo come dei bambini che non hanno quella pazienza di saper aspettare l'intervento del Signore. Tuttavia la Bibbia ci dice che nella preghiera bisogna sperimentare la fiducia in Dio, guardare a Dio, ma bisogna anche fare ciò che Gli è gradito. Il Signore ha molto rispetto delle preghiere di coloro i quali si dispongono ad ubbidirgli in ogni cosa. E giungiamo finalmente ai nostri due versetti, versetti 23 e 24. Gli ultimi versetti sono un vero compendio di ciò che sono e devono essere i figli di Dio. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo,
e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Siamo di fronte al comandamento di Dio, qualcosa di profondamente essenziale a cui non possiamo, fratelli, sottrarci, perché costituisce il fondamento della nostra vita spirituale. Perciò qui Giovanni indica quattro cose da fare che devono essere in cima alle nostre priorità ordinarie. La prima cosa che Giovanni ci suggerisce dallo Spirito Santo è questa: dobbiamo credere in Gesù. Questo è il suo comandamento. Quale? Che crediamo nel nome del Figlio suo. Ossia, mettere la nostra fiducia soltanto in Lui e nella Sua parola. Solo Lui assicura la salvezza. Dobbiamo credere in Gesù. Fratelli e sorelle, solo Gesù è potente a salvare. Solo Gesù è potente a spezzare le catene del male. Solo Gesù è potente a liberare da ogni sofferenza, a guarire da ogni malattia. Dobbiamo credere in Gesù. Un altro comandamento è scritto: che dobbiamo amarci gli uni gli altri. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo e che ci amiamo gli uni e gli altri. Dirci figli di Dio non basta, bisogna che fra di noi ci sia l'amore del Signore. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni e gli altri. Siamo dunque incitati all'amore fraterno, all'agapè, all'amore di Dio sparso nei nostri cuori, che si manifesta con azioni amorevoli, con gesta misericordiose, con atti di fedeltà nei confronti del Signore. Ma non soltanto dobbiamo credere in Gesù, dobbiamo amarci gli uni gli altri, ma dobbiamo ubbidire ai comandamenti di Dio. Molti si accontentano di dire Signore, Signore, ma saranno eternamente delusi. È scritto: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, che ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Quindi dobbiamo ubbidire ai suoi comandamenti, metterli in pratica. La nostra sicurezza sta nell'ubbidienza. Il Signore possa aiutarci. Ma non soltanto, dobbiamo lasciarci condurre dallo Spirito Santo. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito Santo che ci ha dato. Solo lui può testimoniare della nostra appartenenza al Signore. E grazie a questa presenza noi possiamo camminare per lo Spirito. In questo modo ci distingueremo come figli di Dio, non solo perché lo diciamo, ma perché vivremo della vita stessa di Dio e secondo il suo perfetto volere. Vogliamo pregare il Signore perché Dio possa aiutarci stasera a mettere in pratica questi comandamenti, quattro, ma forti e decisivi per la nostra vita e il nostro cammino. Padre, veniamo a te stasera nel nome di Gesù, ringraziandoti ancora una volta per la tua parola e per il dolce tuo Spirito, che sempre riesce a parlare e a benedire i nostri cuori. L'Apostolo Giovanni, per mezzo dello Spirito Santo, ci ha ricordato quali sono i comandamenti che tu ci hai dato. Siamo stati incoraggiati stasera a credere in Gesù. Gesù come l'unica ancora di salvezza, come l'unica soluzione ai nostri problemi. Signore, siamo stati chiamati, invitati, incoraggiati ad amarci gli uni gli altri. Dobbiamo ubbidire ai comandamenti del Signore, dobbiamo lasciarci condurre dallo Spirito Santo. Ti preghiamo, aiutaci, Signore, perché possiamo vedere ogni giorno la tua vita in noi. Benedici la Chiesa di Prizzi, la Chiesa di Lercara, la nostra provincia, la nostra regione, l'Italia, il mondo intero. E ancora ti preghiamo, Signore, che in questi tempi difficili tu possa manifestare la tua gloria in mezzo a noi. Veniamo a te con piena fiducia, nel nome di Gesù, benedetto in eterno.